Allora ragazzi, qui voglio spendere un pochettino di tempo e spero che seguiate questa recensione perché sto parlando di un aspirapolvere portabile a batterie stile Dyson, ma non stiamo parlando di Dyson ma parliamo di Tineco, non storcete il naso assolutamente perché vi dico subito, gli darò sicuramente, siamo sulle 5 stelle perché il prodotto è veramente molto buono ma ha una miriade di accessori veramente molto molto buoni che non hanno da invidiare a nessuno. Quattro strati di filtrazione EPA, sistema di pulizia con prefiltro, una cosa che non ho mai vista e dopo vi spiego di cosa si tratta. Abbiamo una base a muro che si aggancia e ci consente anche di caricare la doppia batteria. Batteria che ci consente al litio da 2000 mAh di utilizzarlo per 50 minuti. Vi dico subito, non arriva a 50 minuti, ma arriva, siamo sui 30-35 se facciamo un mix saggio di potenza minima e potenza massima perché è dotato di doppia doppia potenza. Questo è la 11 Master, serbatoio da 0,6, siamo nella media di questi prodotti. Batterie come vi dicevo a litio, quindi non hanno effetto memoria, vi durano veramente degli anni. Una cosa che ho trovato molto comoda è il sistema di accensione con un grilletto, dopo ve lo faccio vedere da vicino, che blocca il tasto perché spesso stare a pulire e tenere il tasto premuto creava un pochettino di problemi, in particolare anche agli anziani che hanno un pochettino di problemi nelle loro manine. Supporto anche italiano, support.it@tineco.com, prometto di rispondere in 24 ore, hanno risposto perché sono le informazioni che mi servivano. Allora, non vi voglio far perdere tempo. Nella confezione troviamo un sacco di roba, veramente tantissima. Questa è l'aspirapolvere, stile Dyson, lo vedete, sistema di filtrazione molto semplice. Allora vi dico subito che se premiamo qua si apre il secchio, svuotiamo la spazzatura e il gioco è fatto. Ma non finisce qua perché vi dico subito, è un sistema di prefiltrazione EPA, vedete? Il filtro EPA che si lava, questo qua si lava, ma non finisce qua perché non è solo questo. Andiamo ad aprire il nostro bicchierone perché lo possiamo anche smontare, lo possiamo lavare, si gira e si sgancia. Questo è un altro sistema di filtrazione, un altro stadio che ulteriormente impedisce alle particelle di essere immesse nel secchio sporco e vengono poi rimesse nell'aria. Questo è un altro tipo di filtrazione. Il sistema con un tasto laterale si sgancia completamente, vedete? Ve lo faccio vedere bene, lo andiamo a sganciare, eccolo qua. È tutto lavabile, assolutamente importante che lo facciamo asciugare. Abbiamo la batteria qui, ve la faccio vedere dopo. Abbiamo un altro sistema di filtro, vedete, metallico. Questo qua lo dicono di pulirlo ogni 3 mesi. Qualcuno ha detto di sostituirlo ogni anno, ma sinceramente vi dico la verità. Bisogna vedere un pochettino come la manutenzione, come si sporca. Questo qui anche lo possiamo tranquillamente pulire. Dentro c'è un ulteriore filtro, un po' di plastica all'interno, però in questo caso lo dobbiamo smontare. Allora, vediamo anche la batteria, si sgancia in questo modo qua. Questa qui è un po' più pesante. Nella scatola ne troviamo ben due. Spero di non rompere nulla. Ne troviamo due, eccole qua, le vedete? Eccole. Allora, quando andiamo a caricare la nostra, diciamo, scopa direttamente qui, possiamo inserire sopra anche la batteria suppletiva e quindi carichiamo due batterie insieme. Il fatto che sia completamente smontabile ci consente di avere una manutenzione totale. Quindi io un Dyson e altri aspirapolveri che utilizzo da anni, non ho mai avuto nessun tipo di problema perché lo possiamo tranquillamente pulire. Allora, una delle cose che vi voglio far vedere, guardate qui la bullonatura, è tutto quanto avvitato, è tutto assemblato benissimo con delle boccole in acciaio inox. Voglio ricordarvi che qui dietro c'è il sistema elettronico, vedete, di gestione, c'è una scheda elettronica. Allora, la cosa interessante, vedete il grilletto? Il grilletto spesso lo dobbiamo tenere premuto per farlo funzionare. In questo modo qua possiamo vedere. Possiamo direttamente agganciarlo e farlo funzionare in automatico. Basta direttamente attivarlo in questo modo qua, vedete? E quindi rimarrà direttamente bloccato. Voglio ricordare che c'è anche la velocità massima sopra, basta premere, vedete? Aumenta il sistema di aspirazione. Poi sganciamo il nostro grilletto e tutto torna a posto. Qui abbiamo tre LED, vedete, quando premiamo, guardate, se io premo, si accendono i tre LED che mi danno l'indicazione della batteria. Batteria che è facile da sganciare perché, come vi ho fatto già vedere, basta cliccare lateralmente, si sgancia ed è tutto fatto. Se vogliamo completamente sganciare il sistema, clicchiamo questo tasto qui, vedete? E sganceremo il sistema. Eccolo qua, molto molto semplice. Lo andiamo a richiudere perché qui c'è un gancio, vedete, in questa zona alta. Lo andiamo ad agganciare all'interno con un po' di delicatezza perché comunque sono prodotti sempre comunque in plastica. Ecco qua, il gioco è fatto. Se invece lo vogliamo direttamente sganciare, aprire, basta cliccare direttamente qua, vedete? E il secchio si apre. Abbiamo il sistema di filtrazione
il primo filtro che possiamo lavare e abbiamo il sistema ulteriore di filtrazione che basta ruotare, guardate, e lo sganciamo direttamente. Possiamo fare veramente tutto, ma una cosa che vi volevo far vedere era il sistema di pulizia del prefiltro. Eccolo qua, lo vedete questo qua. All'interno di questa scatolina troviamo un ulteriore filtro. Guardate, eccolo qua, lo stesso che ho tirato io. Allora, eventualmente quando la utilizziamo, se si sporca il filtro questo qua che c'è qui, che vi ho fatto vedere che ho tirato da sotto, lo prendiamo, mettiamo il pulito sotto, facciamo in questo modo qua, lo facciamo insieme, ecco qua, metto il pulito, l'appoggio qui, questo lo inserisco qua, questo è il sistema di prefiltro per consentire di pulire il filtro, chiudo, aggancio il sistema avanti diciamo alla nostra scopa, ecco qua, io ora metto a potenza massima e attenzione. Blocco, massimo, guardate, allora qui io ruoto, guardate, ruota il filtro all'interno. Allora, ruotando il filtro all'interno, questo qui si inizia a pulire e quindi possiamo tenere sempre il sistema pulito. Quindi facciamo una pre-pulizia periodica, anche giornaliera, basta girarlo, poi aprire il secchio, svuotiamo ovviamente quello che viene fuori dal filtro sporco e abbiamo sempre un aspirapolvere sempre pulitissimo. Allora inizio subito con una panoramica degli accessori più semplici. Allora troviamo qui una di quelle spazzole che trova un pochettino tutti gli aspirapolveri, che si regola in questo modo qua, vedete, si aggancia, sistema di sgancio molto semplice. Abbiamo una lancia standard, vedete, corta, però abbiamo anche il sistema di pulizia con le setole morbide per le librerie. Eccola qua, ve la faccio vedere bene. Ma la cosa di cui vi parlavo prima, ecco qua un'altra lancia, che è questa, quella lunga, ed è quella flessibile, che è veramente molto buona perché si riesce a inserire da qualsiasi parte. Andiamo ad agganciare, andiamo a chiudere e la mettiamo da parte. Questo qui invece è uno snodo che ci serve per poter utilizzare al meglio il nostro aspirapolvere anche in ultra portabilità, utilizzando anche questi accessori di questo tipo. Vedete, abbiamo anche un sistema di, diciamo, di aggancio. Abbiamo anche un sistema di aggancio, ve lo faccio vedere. È facilissimo anche lo sgancio, guardate come è assemblato bene, guardate, cioè scatta ed è semplicissimo utilizzarlo. Quindi avanti ci possiamo mettere ulteriori accessori di questo tipo, spero di fare bene, vediamo un attimo, no, questo modo qua, ecco qua, vedete, e quindi possiamo utilizzare tutti i nostri accessori anche col nostro snodo che comunque si allunga. Ma andiamo a vedere un pochettino quelli che sono gli accessori più importanti. Prima di passare agli accessori voglio fare una cosa con voi direttamente, volevo pesare il nostro aspirapolvere per vedere direttamente con la batteria secco quant'era senza accessori. 1515 grammi, 1515 Allora, grammi. Qui diamo spazio alle principali protagoniste della scopa. Allora, qui ci sono tre spazzole. Questa qui che ha delle spazzole morbide, ve la faccio vedere, per pavimenti delicati, quindi anche pavimenti duri, e per parquet. Questo si sgancia e lo possiamo pulire, ve lo faccio vedere dopo. Sistema motorizzato, quindi aiuta ad aspirare e quindi a trasferire lo sporco. Avanti abbiamo un sistema LED che illumina tutta la zona, ma sostituiamo di posizione senza fare troppi danni la spazzola, questa per pavimenti duri, un pochettino più hard, che va benissimo anche sui tappeti. Eccola qua, anche questa qui si apre completamente, motorizzata, sempre dotata di LED. E qui invece troviamo una spazzola molto utile, questa qui consiglio di utilizzarla sui divani e sui materassi, perché consente attraverso la rotazione di poter creare una sorta di cuscinetto d'aria di aspirazione, e quindi attraverso queste setole in carbonio riesce direttamente ad aspirare tutto lo sporco e quindi a tirare la polvere dai materassi oppure dai divani. Questa è importantissima perché va bene anche con i peli di animale, quindi è molto molto importante. Ora vi faccio vedere anche un pochettino come si smontano direttamente le spazzole. Basta dotarsi di un 5 centesimi, ecco qua, vedete, basta ruotare, aprire questo gancetto, e vi dico subito che le plastiche, le potete vedere anche voi, sono molto molto buone di qualità e molto ben rifinite, anche con, guardate la rifinitura con la bordatura in similvelluto. Allora, ecco qua, vedete, qui c'è il motore, quindi è importante non andare con l'acqua qui dentro, ma possiamo pulire con un panno umido tutto il nostro sistema. Guardate qua come è rifinita bene questa spazzola, stesso profilo di spazzole molto molto importanti. Guardate qua, semplicissimo anche il montaggio. L'andiamo facciamo girare un pochettino, lo andiamo a richiudere, dobbiamo fare un pochettino la mano qui per inserire direttamente nell'inserto, ecco qua, il gioco è fatto. Spazzola che una volta montata darà forza al motore elettronico digitale da 400 watt, eccolo qua, ve lo faccio vedere, l'andiamo ad attivare, guardate si accendono i LED, vi faccio vedere anche nella parte sottostante.
L'aggancio e lo sgancio è semplicissimo, ovviamente questa si interfaccia con tutti gli accessori che abbiamo visto che possiamo utilizzare. Allora, non per ultimo voglio farvi vedere la base che va direttamente attaccata al muro. Troviamo direttamente nella confezione le viti, vedete, con tanto di tasselli che vanno posizionate qui. E qui c'è il sistema di aggancio. Sotto abbiamo il kit per agganciare direttamente gli accessori. C'è questo ulteriore kit che va montato in questo modo qua. Eccolo qua, ve l'ho fatto vedere. Abbiamo il sistema di alimentazione. Vi dico subito che comunque non può essere attaccato direttamente all'aspirapolvere, ma bensì va attaccato direttamente alla nostra basetta in questo modo qua. Ecco, vedete? Va posizionato a muro, va avvitato tutto a Allora, muro. io voglio chiudere la mia recensione dopo aver montato la spazzola, quella per i divani e per le tappezzerie che vi ho fatto vedere prima. Allora, vi dico subito, in tutta sincerità, per me è un prodotto che vale i soldi spesi perché i materiali sono molto buoni, è molto bello, è tutto avvitato. Insomma, può essere un ottimo acquisto se volete dirigere su un'altra marca e potete risparmiare qualcosina per un prodotto nuovo. Ricordo che comunque è una gestione sempre elettronica del motore, sistema di aspirazione ciclonica, insomma, ha tutto quello che ci serve, ma gli accessori sono veramente ottimi. In particolare, quello che a me piace, che comunque mi è piaciuto subito, è la, diciamo, la lancia per le fessure che è pieghevole. Questa non ce l'hanno tutti perché ci consente di poter arrivare in qualsiasi parte senza avere alcun tipo di problema. Oltre alla, diciamo, all'asta telescopica che è veramente molto bella, d'alluminio ultra leggera, quindi la possiamo utilizzare tranquillamente anche sopra gli armadi, sotto i letti, sotto i divani, insomma, tutto quello che possiamo fare. Io ho terminato, se avete domande scrivetemi, voglio ricordarvi che comunque è un prodotto interessante, esteticamente veramente molto bello. Ciao a tutti!